Rispetto agli ultimi 6 mesi, il consumo di pesce è cresciuto del 5% in più, considerando acquisti a prezzi stabili. Secondo la Federcopesca, Confcooperative, le migliori condizioni climatiche favoriscono sempre un maggiore consumo dei prodotti ittici, indirizzando il consumatore a compiere delle precise scelte alimentari. Il consumo del pesce possiede un andamento stagionale con picchi di acquisto nel periodo estivo, meno durante l'inverno, ad eccezione del periodo natalizio. Qual è la tipologia di pesce più richiesto? Adesso abbiamo i merluzzi, i moletti, le cozze, le vongole, c'è di giorni, va e non va. Le alici, sì, praticamente un po' tutto. Si può annunciare un pesce appunto di stagione? I moletti, che adesso la gente vuol mangiare un po' più leggero e più fresco. Le cozze, vongole e alicette, perché buoni e poco costosi. Col pesce non è così semplice, trovarlo bello, fresco. Locale. Il pesce è un alimento principale nelle tavole degli italiani, ma è anche una risorsa non infinita. Farne un uso eccessivo, seppure ottimo per l'organismo, non è un'azione salutare per l'ecosostenibilità del mare, in quanto a volte la richiesta eccessiva del mercato mette la filiera alimentare nelle condizioni di reperirlo altrove, lontano dall'ambiente marino locale. Consumare una giusta quantità e seguire la stagionalità, secondo gli esperti, migliorerebbe di più il rispetto per il mare. Nei weekend più torridi si cercano piatti freschi, la busta della spesa è sempre più leggera, si acquista infatti di meno, ma più spesso per ridurre al minimo i rischi che il caldo rovini gli alimenti. Svariate invece sono le ricette culinarie tipiche della tradizione fanese. Ci sono tante ricette, comunque chi ha voglia di mangiare il pesce lo può fare in tanti modi e va bene. Quale tipologia di pesce acquista generalmente? Ma io qualche le sogliole oppure cose che faccio veloce, oppure anche i sardoncini sono molto molto buoni. A me piacciono molto i sardoncini, tantissimo, l'orate, merluzzo. Di solito quali sono le ricette che fai in cucina? Allora, a me mio marito piace molto il pesce crudo, quindi poco laborioso, oppure le classiche cozze alla marinara. Ci piacciono tanto i molluschi, i crostacei. E ricette estive? Un sughetto allo scoglio per una tagliatellina, va sempre bene. Alici marinate, carpacci, esatto, carpaccio di spada, di tonno, d'estate si va un po' più sul fresco, insomma.